Avevamo una relazione. Mi era venuta a trovare in ufficio. Mentre chiacchieravamo, io pulivo la pistola e improvvisamente mi è partito un colpo. Lei era seduta davanti a me e l'ho colpita al viso. È stato un incidente. Così si è giustificato Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia Locale di Terre d'Acqua e attualmente in servizio come vigile urbano nella sede di Anzola dell'Emilia, sempre in provincia di Bologna. È stato lo stesso Gualandi a chiamare i carabinieri dopo che dalla sua pistola d'ordinanza è partito il proiettile che ha colpito allo zigomo sinistro Sofia Stefani, uccidendola. La vittima era anch'essa una vigilessa. La tragedia è avvenuta alle 16 di giovedì 16 maggio, proprio nella sede della Polizia Locale di Anzola. Ma cosa è realmente accaduto? Si tratta di una disgrazia, come sostiene Gualandi, o di un delitto passionale, come sospettano alcuni? Il presunto assassino ha fornito la sua versione ed è stato portato via dai carabinieri. La sua versione è stata confermata durante l'interrogatorio di garanzia, a seguito del quale il GIP non ha convalidato il fermo ma ha disposto comunque il carcere per i gravi indizi di colpevolezza. Come ammesso dallo stesso Gualandi, tra lui e la vittima c'era una relazione. Si tratterebbe però di un rapporto clandestino, considerando che l'uomo è sposato e ha due figli e la donna è fidanzata. Sofia aveva iniziato la sua carriera di vigilessa solo un paio di anni fa. Lavorava nel comando di Sala Bolognese, che dipende da quello di Anzola, ma di recente non le era stato rinnovato il contratto. Gualandi, in qualità di sindacalista, si sarebbe offerto di darle una mano. È per questo motivo che si sono incontrati il maledetto pomeriggio del 16 maggio? Gli investigatori stanno esplorando ogni pista, senza trascurare alcun dettaglio. Approfondendo nel passato dell'ex comandante, è emerso che nel 2015 era stato indagato per abuso d'ufficio e diffamazione. L'uomo era stato accusato di aver creato alcuni falsi profili su Facebook con i quali insultava il sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi. Nonostante le indagini, non è stato possibile stabilire se il computer dal quale venivano inviati i messaggi offensivi fosse utilizzato esclusivamente da Gualandi, il che ha portato alla sua assoluzione. Ma c'è un episodio ancora più inquietante che getta ulteriori ombre sulla sua figura. Risale al 2014, quando una collega vigilessa lo aveva querelato per molestie, denuncia successivamente ritirata. Anche in questo caso, la fedina penale dell'ex comandante rimase pulita. Queste macchie del passato sono riemerse ora che il nome e il volto di Gualandi sono finiti sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali e nei notiziari televisivi. Tornando all'immane tragedia di Anzola, come si sono svolti gli eventi? Tra i corridoi del comando si vocifera che Sofia avesse intenzione di lasciare Gualandi. C'è anche chi sostiene il contrario. Secondo Gualandi, era la vittima a non volerlo lasciare. Quel giorno, prima di presentarsi al comando, l'aveva chiamata decine di volte, fino a 7 minuti prima della tragedia. Da qui l'ipotesi che i due amanti si siano incontrati proprio per discutere della loro relazione e che la situazione sia poi degenerata. È solo un sospetto, non ci sono testimoni oculari. Vittima e presunto assassino erano soli nella stanza. Al comando, invece, c'erano altre persone che hanno sentito lo sparo, ma nient'altro. La comandante Silvia Fiorini è incredula. Cosa sia potuto accadere non lo so. Con Gualandi la vittima aveva avuto contatti professionali perché era un suo superiore, ma non so che tipo di rapporti personali ci fossero tra di loro. La morte di Sofia ha profondamente scosso l'intera comunità di Anzola. Sulla sua pagina Facebook, Sofia appare spesso con la divisa d'ordinanza o a bordo dell'auto della polizia locale. Amava il suo lavoro e si dedicava con passione al servizio degli altri. Chi l'ha conosciuta ricorda il suo impegno nel sociale, nel volontariato e in politica. Il sindaco Veronesi ha dichiarato il lutto cittadino in segno di rispetto e commemorazione. Questo tragico evento riporta alla mente la vicenda di Marco Vannini, un giovane bagnino di Cerveteri, ucciso da un colpo di pistola sparato accidentalmente dal suocero Antonio Ciontoli. Anche lui affermò di aver sparato per errore, proprio come Gualandi.